Un uomo di 39 anni, Massimiliano Paffici, è deceduto nella sua abitazione in via San Francesco, nel centro di Viareggio, nella tarda mattinata di sabato in seguito ad ustioni sul busto e nelle braccia. L'uomo era a letto quando il padre Luciano, 72 anni, ex bancario che viveva con lui dopo la scomparsa della moglie, non vedendolo alzarsi dal letto, è andato in camera per chiamarlo ed ha scoperto che il figlio, in cura psichiatrica da tempo, che fumava circa 80 sigarette al giorno, era deceduto. Probabilmente le fiamme hanno avvolto il pigiama che hanno poi provocato purtroppo il decesso dell'uomo. Intervenuta sul posto un'ambulanza del 118 con il medico a bordo, quest'ultimo non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Per i rilievi di rito è intervenuto il personale dell'anticrimine della polizia scientifica del commissariato di Viareggio coordinato dal dirigente Raffaele Gargiulo. Il padre è stato poi accompagnato negli uffici del commissariato per una deposizione su quanto accaduto. La procura di Lucca, informata di quanto è avvenuto, ha nominato un medico legale che dovrà stabilire le cause del decesso dell'uomo.